Vincenzo Fini e Antonella Rocchetti, che in questo momento non è presente qui a casa Fini Rocchetti perché è alla piazza di Piano Scarano, alla fontana di Piano Scarano, per un'iniziativa che partirà tra un pochino alle 17:30. Di cosa si tratta in particolare? Allora, la manifestazione che stanno facendo praticamente è una manifestazione volontaria di tutte le donne del quartiere di Piano Scarano. Si sono autotazzate e hanno fatto un albero di Natale all'uncinetto da 3 mesi, per cui hanno fatto un abbellimento della fontana e un presepe nel fontanile di Piano Scarano, per cui diciamo che sono un gruppo di volontari. Quindi tra un po' raggiungeremo le signore e la signora Antonella Rocchetti, che in questo momento non è a casa con Vincenzo e il marito, ma noi siamo qua per vedere anche quest'anno i presepi che vengono allestiti in questa casa. Diventata ormai proverbiale, diventata ormai quasi leggendaria a Viterbo, perché ogni anno fa concorrenza ai migliori villaggi natalizi con presepi di tutti i generi. Quanti presepi avete allestito quest'anno? Allora, quest'anno purtroppo causa pandemia abbiamo ridotto notevolmente i presepi. Comunque diciamo che abbiamo fatto, saranno una trentina di presepi, da grandi e piccoli. Rispetto agli anni scorsi abbiamo ridotto drasticamente, però diciamo che abbiamo voluto lasciare un segno proprio per il periodo, una speranza per noi e per i nostri amici, che le cose vadano meglio. Sullo sfondo vediamo un bell'albero tricolore, quindi già anche questo un segnale molto importante. E pensate, quest'anno hanno fatto solamente 30 presepi, quindi si sono limitati. Pensate agli altri anni, questa è una casa che pullula di Natale in tutti gli angoli, quindi veramente un'esplosione di Natale. Ma come inizia questa tradizione? Perché sono tanti anni che voi fate questa iniziativa. Questa tradizione nasce da 30 anni. Con la nascita di mio secondo figlio, per cui che era nato con una cardiopatia, ecco, io e mia moglie abbiamo deciso che se l'intervento andava bene, poi
per gli anni successivi, diciamo, un piccolo gesto di riconoscimento, facevamo sempre i presepi. Questo, diciamo, che era un nostro voto. La promessa è stata mantenuta e direi nel migliore dei modi, perché ormai la casa di Vincenzo Fini e Antonella Rocchetti è diventata un po' il punto, quasi un appuntamento immancabile per tutti i viterbesi, perché ogni anno poi fate proprio delle riunioni con gli amici che passano la parola ad altri amici, quindi diciamo diventa uno dei fulcri del villaggio natalizio. C'è qualche presepe in particolare? Come selezionate i pezzi? Lavorate tutto l'anno a questa cosa? Come vi organizzate? Ma diciamo che tutti gli anni compriamo dei pezzi e facciamo dei presepi. Per esempio abbiamo un presepe, un albero di Natale che è fatto fatto all'uncinetto, cui che rappresenta mia moglie. Poi abbiamo, visto che ho il primo figlio che fa il DJ, un albero e un presepe anche fatto con i dischetti, con i CD. Poi io e mio figlio siamo interisti, per cui abbiamo l'albero interista e poi per mia figlia c'è il presepe delle Barbie, per cui diciamo che ci siamo raggruppati in un insieme di familiarità. Quindi la tradizione natalizia, dove troviamo dentro anche la tradizione familiare, storie che si tramandano da padre in figlio. Certo. E in questi 30 anni avete fatto tanti presepi, tanti ne continuerete a fare, perché poi ogni anno avete delle idee innovative, ma c'è un presepe a cui siete più affezionati di tutti? Ma diciamo, siamo affezionati un po' a tutti i presepi che abbiamo all'interno della casa, però abbiamo uno piccolino che diciamo è stato proprio il primo presepe che abbiamo fatto nell'89, quando è nato il secondo figlio. Insomma. Quindi vedete come anche la tradizione del Natale si lega proprio poi alla storia di una famiglia. Poi qui siamo nella tradizione e nella storia, perché siamo proprio nel cuore del centro storico. E quanto tempo prima iniziate a fare i presepi? Generalmente cominciamo la prima settimana di ottobre e finiamo intorno alla metà di novembre, per cui alla sera ci mettiamo qui, ci divertiamo, insomma, anche un... diciamo per ritrovare tutta la famiglia. Purtroppo in questo momento abbiamo soltanto quella figlia, perché gli altri due, uno sta a Torino e l'altro sta in Germania, per cui diciamo con gli spostamenti mandiamo un messaggio a tutti gli italiani, non solo a tutti quanti vedranno questo video per questo Natale Covid-19. Mandiamo un messaggio, che cosa allora vogliamo dire? Voglio dire che praticamente lì c'è l'albero italiano, per cui siamo italiani, secondo me siamo i migliori. E le nostre tradizioni, come il presepe, questo tradizionale, e i colori della nostra bandiera sono sicuramente migliori. Tutti gli anni c'è la polemica tradizioni sì, tradizioni no. Quest'anno il Covid-19 ci ha fatto vedere come sarebbe il mondo senza le tradizioni, e diciamo che non ci piace, insomma. Vediamo questo scenario di presepi, ci dice che continueremo a fare il presepe e l'albero di Natale anche per gli anni a venire. Eccola qua la signora Antonella Rocchetti, l'abbiamo rintracciata nella piazza di Piano Scarano, ma già siamo stati a casa sua, abbiamo visitato i presepi che avete fatto anche quest'anno. Sì. Tantissimi presepi, una tradizione ormai consolidata. Sì, perché quest'anno eravamo un po' in dubbio, dato l'anno che ci abbiamo molto particolare, poi alla fine mi sono detta no, ti voglio fare, perché la tradizione non vanno interrotte. Bravissimo. E allora abbiamo continuato la nostra tradizione. La tradizione non si ferma, ma la signora Antonella Rocchetti, oltre ad averla diciamo continuata a casa sua, si è data molto da fare anche nel quartiere qui a Piano Scarano, insieme a un gruppo di signore. Un gruppo di signore che adesso vi presenterò. Venite, Los Angela, venite. Siamo un gruppo di signore che abbiamo fatto delle cose all'uncinetto per decorare la fontana e la piazza di Piano Scarano. E eccole qua. Le signore di Piano Scarano. Ci siamo divertite. Vi siete divertite? Abbiamo iniziato a settembre a fare i quadrati? Sì, abbiamo iniziato a settembre e... freddo. Questi signori hanno fatto un lavoro straordinario, perché la fontana è circondata praticamente da delle decorazioni fatte tutte all'uncinetto. Poi abbiamo le luci, le stelle di Natale, sono vere o finte? Vediamo anche le stelle di Natale. Tutto all'uncinetto. Tutto all'uncinetto, anche le stelle di Natale, addirittura all'albero di Natale.
Sì, che adesso accenderemo. L'albero di Natale tra un poco lo accenderanno e poi c'è una stella cometa molto particolare anche quella, perché come è fatta? È fatta con cucchiai di plastica. Con cucchiai di plastica. Cucchiai di plastica, insomma, sì, signore, sì. Volenterose con molta, molta fantasia. Beh, l'abbiamo fatto per il quartiere, è anche un modo per unire le persone del quartiere che hanno partecipato. Chi ha messo la manovalanza come noi, la fantasia come noi, uguale. E vabbè, poi chi ci ha donato un piccolo locale per fare una mostra, chi ci ha donato il garage per montare l'albero, insomma via. In tanti hanno collaborato, è stato bello anche per questo. Quindi si è ritrovata un'intera comunità intorno alla tradizione del Natale, avete lavorato tutti insieme e adesso aspetterete il Natale con questa bella piazza e questi allestimenti.